a tutti. Allora, vi faccio vedere prima senza fascia, ma la metto immediatamente. Scusate se sono un po' giù di tono, va così. Però vabbè, ormai avevo deciso di registrare sto video per una serie di motivi e ho detto così mi distraggo, quindi non ci fate caso. Vabbè, servirà per fare tante diverse cose sto video. In primis per provare questi struccanti di Namur, l'acqua shake in salvietta e il cream milk in bustina, che io in realtà ho già provato, nel senso che l'ho già provato 2 volte, quindi so già, però volevo usarli insieme a voi. L'unico problema qual è? Vabbè, tanto che devo rimuovere questo rossetto di L'Oreal, questo è uno di quelli liquidi tipo Maybelline, della linea Le Chocolat, l'unico rosso che c'è. Sono le 8:35 e ce l'ho da tipo 11, no, 10 ore, circa 10 ore, quindi voglio dire, ci ho anche mangiato, ho mangiato oggi soltanto, praticamente l'unica cosa che ho messo nello stomaco, la salata, scusate ma sono un po' così rincoglionita in questo momento, ho mangiato l'insalata con della tagliata di pollo e praticamente con olio, quindi oleoso, ma sì, sono stata attenta, però mi è rimasto praticamente intatto, come esattamente come fanno quelli di Maybelline. Ora, siccome non cioè, per togliere questo ci vorrebbe una intera di questa e non volevo sprecarla così, nel senso volevo farvi vedere più che altro come strucca gli occhi. Quindi questa la vado a rimuovere con un'altra cosa. Quest'altra cosa che userò è questo prodotto di Wunder, che si chiama Wunder Cleanse. Vabbè, ma è tutto bianco quindi si vede poco. Praticamente questo qua è fatto per rimuovere il Wunder Brow, che è quello per le sopracciglia. Ora, anche per quanto riguarda le sopracciglia, vorrei farvi vedere una cosa. Questo è un prodotto che per quanto mi riguarda è già un flop micidiale. Non so se ho intenzione di utilizzarlo ancora, sinceramente credo di no. Quindi finirà direttamente nei floppissimi del 2018 e pure degli anni a seguire. E pensavo di rimuovere anche questo con lui, perché stamattina mi sono fatta le sopracciglia con questo prodotto. Non so se dirvi cos'è. Quasi quasi vi lascio in sospeso. Sì, dai, vi lascio in sospeso, ve lo dico nei prossimi giorni, magari, vediamo. L'ho provato, cioè, ho fatto le sopracciglia, ci ho impiegato 3 ore. Tra l'altro l'ho visto anche osannare e decantare, ma lasciamo, sorvoliamo su sta cosa. Ci ho messo 3 ore per fare le sopracciglia, alla fine non era neanche venuto un risultato malvagio, però fatto sta che mentre cercavo di farle, ogni tanto sulla mano cercavo di far uscire il prodotto. E l'ho lasciato lì. Quando ho finito di truccarmi, ho cercato di struccarmi la mano, mi sono ritrovata con degli aloni verdi. Questa cosa mi ha terrorizzato, solo che non potevo struccarmi ormai perché ho detto, metti che rimango con gli aloni, poi devo uscire che dovevo fare delle cose, tanto poi magari vi racconto. Sono rimasta tipo così scioccata. Io ho il terrore, letteralmente il terrore di struccarmi. Mi fa ben pensare il fatto che qua sia tutto sbavato. Non so se si vede, spero di sì. Quindi nella mia testa dico spero che comunque sto coso vada via. Quindi io utilizzerò questo prodotto anche per le sopracciglia. Quindi intanto, niente, intanto vado a applicarlo sulla bocca. È tipo è una base oleosa questo. Bello. Qua si possono divertire a fare gli screenshot. Sembro boh, Mist tra Joker e It, però addio. Sì, è un po' impressionante perché questo essendo rosso fa più impressione. Però, cavolo, se è efficace. Il dischetto lo bagno un po' perché così è più facile. Ah no, fantastico. Fantastico. No, meno male che esiste questo prodotto. No, perché non è facile da rimuovere neanche con un bifasico, eh. Quindi neanche col burro struccante di Biofficina. Quello di Clinique forse sì. Credo di sì. Comunque, questa è andata. Ora, la cosa che mi terrorizza di più sono le sopracciglia, perché vi dicevo, io mi sono ritrovata vabbè, adesso quando struccherò il resto si vedrà meglio. Mi sono ritrovata con l'alone verde. Neanche il peggior tatuaggio, mamma mia. Mi viene da piangere. Cioè, io domani devo anche andare in palestra domani mattina presto e ci vado struccata, cioè. Non posso pensare di truccarmi solo per. No, vabbè, ma mi sa che a me rimane per sempre sto coso qua. Raga.
Cioè, qua non si toglie. Se ne è tolto una quantità minima proprio. Adesso facciamo una cosa. Ok, ho sciolto un po' il mascara perché ho messo quello di pupa ed è bello tosto, ne ho messo anche tanto, quindi ho voluto aiutarlo un po'. L'avrebbe anche struccato, però mi sarei stressata inutilmente. Allora, questa è la salvietta. Ho visto una storia di Cristina o Denise, se non mi ricordo più. Comunque, lei consigliava di non aprire la salvietta subito, bensì di appoggiarla così. E aspettare qualche secondo. Intanto vi racconto cosa dovevo fare oggi. 3 giorni fa, fa ridere sta cosa, la madame Deva. 3 giorni fa mi è successa una cosa. Per la terza volta in vita mia mi è caduto il cellulare in acqua. Cioè, una cosa allucinante, una sfiga assurda, con la sindone qui. Mi è caduto il cellulare in acqua, l'Asus Zenfone 3. E niente, panico. Lì per lì funzionava, ma è ovvio che sia una mera illusione. Cosa ho fatto? L'ho messo, faccio adesso l'altra parte, l'ho messo in acqua, sì, in acqua, certo, l'avevo già messo in acqua. L'ho messo sotto riso per 48 ore, sperando, incrociando le dita. Dopo 48 ore l'ho tirato fuori. Ho provato ad accenderlo, qua c'è l'altra sindone. Ho provato ad accenderlo. Cioè, l'ho messo sotto carica, in realtà aveva ancora della carica comunque, e si è acceso. Miracolo, all'inizio caricava lentamente, però si era acceso comunque. Guardate qua quanto trucco c'è intanto. Comunque, con questa salvietta ce ne vorrebbe un'altra per il viso, però con questa salvietta preferisco finire gli occhi e poi col cream il che faccio il viso. Comunque, mi si, insomma, risuscita praticamente, questo è successo ieri. Tutto il giorno perfetto, la prima cosa che ho fatto, meno male, ho copiato tutte le cose nuove, diciamo, dall'Asus al Huawei vecchio, che ho ancora. E me lo tengo stretto come cellulare di riserva perché anche se ha qualche problemino di antenna, vabbè, ha qualche cosa così che non è, diciamo, affidabile al 100% perché a volte prende, però me lo tengo, diciamo, come emergenza. Devo dire che per fortuna, perché in questi giorni, 3 giorni, è stato fondamentale. Comunque, ecco, volevo farvi vedere che sto passando per sicurezza, però ha rimosso perfettamente il mascara e vi assicuro che questo è molto tosto. E quindi, insomma, ho trasportato tutto, i contatti soprattutto, che era una cosa più importante, ma anche le foto. Le foto, sinceramente, mi dispiaceva un botto. Del Cremilk, e lo utilizzo praticamente come se fosse, come un latte struccante, quindi non come un latte detergente. Quindi ne prendo un po' sulla mano. Anzi, in realtà io la quantità che c'è dentro una bustina la utilizzo tutta. Faccio così e lo massaggio sul viso. Insomma, ho trasferito tutti i dati. Ieri sera alle 8:30 morto il telefono. Ma in realtà non è che è morto il telefono, è morto il display perché io sentivo arrivare le notifiche, ma praticamente il display non si vedeva più. Al che ho detto, vabbè, oggi mi armo di santa pazienza e vado all'Asus. Vado all'Asus, devo dire, ho trovato una persona fantastica, veramente. Usiamo una spugnetta fine dama. Questa è una fine dama, sì. Me l'aveva regalata questa ragazza di Primitive Oil, però è praticamente identica a quelle che vende anche cose della natura. Insomma, quello dell'Asus è stato veramente un angelo, perché mi ha detto, guarda, ti dico sinceramente, ne ho visti tanti così. Insomma, ecco perché in teoria fanno i cellulari waterproof, anche se in realtà poi si scopre. Cioè, mi hanno detto tutti i negozi, guarda che sto waterproof comunque non è proprio certificato, qua di là, vabbè. Comunque, al di là di quello, mi ha detto, ti dico proprio in tutta sincerità, ti chiedono 25 € di preventivo, sono sicuri. Quindi già solo per aprirle e vedere comunque ti chiederanno 25 €. Se è un danno che è inferiore alle 60 € te lo dicono, insomma, te lo riparano. Ma per esperienza ti dico che quasi mai è meno di 60 €. Quindi, considerato che il tuo cellulare adesso non c'è più in commercio, è uscito un anno fa, vabbè, e che non. Comunque, ho visto il valore su Amazon, cioè su. Sì, l'ho visto a 140 €, io l'ho comprato a 300, vabbè. Quindi mi ha detto, cioè, trae le tue conclusioni, mi fa. Cioè, non aveva nessun interesse a dirmi sta cosa. Poi mi ha detto, guarda, se trovi qualcuno che te lo ripara poco, credi che pensi che ne valga.
Che hai chiesto cane? Mai sentito un cane questa cosa? Allora, avrei diciamo finito, però visto che insomma faccio un ultimo passaggio con quest'acqua micellare di Bioderma, per essere sicura, anche per far vedere se c'era ancora del prodotto, sicuramente ci sarà ai bordi, quindi vediamo. Sì, infatti ai bordi sì, ma perché non sono passata benissimo io. Faccio, vabbè, una pulizia diciamo più approfondita con l'acqua micellare. E quindi mi ha detto, se te trovi qualcuno che te lo ripara poco, allora sì, ma insomma, vedi tu. A parte che non conosco nessuno. Però ho pensato, vabbè, adesso me lo metto l'ho messo da parte. E vediamo se dovessi trovare, anzi se qualcuno che mi sta seguendo conosce qualcuno in grado di riparare cellulari, comunque senza chiedere cifre folli, anche solo per guardarmelo, sì, comunque anche lui eventualmente lo terrei come cellulare di riserva, che è una cosa che ho imparato negli anni, che bisogna avere un cellulare di riserva, ma non un cellulare così che riceve le chiamate, perché parliamoci chiaro, io del fatto che riceva le chiamate in realtà me ne faccio poco. In realtà no, non è vero, cioè è fondamentale anche quello, però mi serve la connessione a internet, mi serve poter fare tante cose, cioè alla fine devo, sto dietro a YouTube, sto dietro a tante cose, l'email, mi serve, insomma, io già stavo scalpitando. Allora oggi pomeriggio sono andata appunto in centro, dopo essere uscita dall'Asus, mi sono percorsa tutta via Indipendenza. Praticamente ho fatto preventivi ovunque, in tutti i negozi, di eventuali offerte, di passaggi, operatori, sapete, tutte queste cose. Vado a lavare il viso. Beh, allora diciamo che salto questi passaggi che ve li ho già fatti vedere nel video precedente e ci vediamo subito dopo. Allora, ho lavato semplicemente il viso con detergente di Eterea, l'avevo già fatto vedere nell'altro video, la pelle fantastica. Faccio un passaggio di luce liquida di Vera Lab e poi facciamo una bella maschera. Dicevo, ho fatto tutti i preventivi in tutti i negozi, tranne Wind, che quindi mi sta sul cazzo. E poi tutti, Team 3 eccetera. Tra l'altro 3 ero appena, io ero appena uscita da 3, nel senso una settimana, 12 settembre praticamente. Ho fatto il passaggio a Iliad perché mi era finita un'offerta, passavo a consumo, insomma non sto a raccontarvi. Ho fatto un sacco di promozioni, la Team pessima proprio, non avevo un cacchio. Alla fine stavo tornando a casa mesta, insomma, così, ci sarebbe in realtà da raccontare quello che mi ha combinato un promoter della 3 l'anno scorso quando mi ha attivato una promozione. Ma magari ve la racconto un'altra volta. Tutti questi che, cioè, due situazioni mi sono ritrovata semi fregata. Qua proprio fregata, in un'altra invece quasi, vabbè. Alla fine stavo andando a prendere l'autobus, giuro, ero in via Ugo Bassi e vedo il negozio Fastweb, mi si accende la lampadina. Ho detto, beh, ma visto che io sono cliente Fastweb anche a casa, vediamo se loro hanno provato a propormi qualcosa. Infatti ho trovato la soluzione lì, perché in realtà io già stavo pensando di comprarmi il cellulare, perché ho detto che devo fare, però cioè, non mi andava di prendere una cosa così, tipo 100 euro di cellulare, cioè volevo una cosa... dico almeno pari a quello che avevo, superiore vabbè, però almeno pari, e comunque con queste cifre non l'avrei comprato. Comunque, fatto sta che insomma do un'occhiata, ve la riassumo un po'. Visto che sono già cliente, mi faceva questa promozione per cui questo cellulare qui, che alla fine ho preso, me lo dava con un anticipo di 59 euro e 7 euro al mese. Mi è sembrata la cosa più conveniente, ho detto almeno però mi prendo una cosa che mi piace. E il modello che ho scelto, avrei potuto aspettare per il Huawei Mate 10, se non sbaglio, Mate 20, no, il Mate 20 è Lite, insomma, un bordello. Però quando mi ha detto, guarda, c'è anche l'Asus Zenfone Max Plus, visto che io provenivo da un Asus, mi sono guardata un attimo tutte le schede tecniche in negozio. Allora mi dicevano i modelli e io cercavo le schede tecniche su HDBlog, fantastico sito tra l'altro. Io ho sempre guardato lì le schede, le recensioni dei cellulari e non solo. Ho visto la scheda tecnica di questo, a parte quando ho visto 4100 mAh di batteria, già solo per quello lo comprerei. Le caratteristiche erano simili, leggermente superiori all'Asus Zenfone 3, e quindi mi sono convinta e l'ho voluto prendere, perché volevo assolutamente un cellulare, io già stavo scalpitando. L'unico difetto che al momento riscontro, e sono rimasta un po' così all'inizio quando l'ho sentito, è l'audio, le casse. Devo dire che le casse lasciano un po' a desiderare. Ora, sono convinta che poi magari mi ci abituerò anche, però devo dire che le casse dell'altro cellulare, dello Zenfone 3, è un cellulare
coi coglioni. Cioè, se adesso dicono che nei negozi non si trovi più, su internet però si trova ancora. Io vi dico, se vi serve un cellulare, volete pagarlo così, prezzo, cioè cash senza problemi, che abbia veramente un'ottima qualità, un rapporto qualità-prezzo, se andate a cercare su HDBlog vedrete che è un voto altissimo, è proprio lo Zenfone 3. Lo Zenfone 2 non era riuscito benissimo, ve lo dico per esperienza di altre persone, lo Zenfone 3 invece è una figata pazzesca. Cioè, per il prezzo che ha adesso è un cellulare, secondo me, è fantastico. Voi direte, perché non ti sei ricomprata quel? Perché non ha senso andarmi a ricomprare lo stesso cellulare. Comunque, alla fine era una buona promo, comunque era un prezzo anche sostenibile. Quindi, adesso che facciamo? Smascheriamo la maschera Garnier, questa qui, Garnier Skin Active Vitamin C Shot. Io l'ho presa in offerta all'Esselunga a 2,99 euro, prezzo pieno circa 5 euro. Intanto devo capire come, un attimo, come si apre. Allora, non me lo ricordo, devo darmi le istruzioni. È una maschera comunque alla vitamina C, si tiene solo 15 minuti, 15 minuti nei quali dovrò anche, mi sa, caricare la batteria, che vedo che si sta scaricando. Piega la confezione dal lato sinistro seguendo le linee tratteggiate sul retro, quindi così, sempre seguendo le linee tratteggiate piega il lato destro. Che cosa complicatissima. Ah, aspetta, allora praticamente prima così, ci sono delle righe che voi non vedrete mai, io le vedo praticamente. Ah, si spreme praticamente, forse ho capito. Ah, ci sono riuscita molto barbaramente, ho spremuto così. Vabbè, cioè, ma così difficile era. Vabbè, comunque fondamentalmente bisogna spremere affinché qui si apra una fessurina che fa penetrare il liquido qua dentro, dove c'è praticamente la maschera asciutta. Così, facendo così, la maschera si imbibisce. Che casino, ma perché? Cioè, hanno fatto una cosa figa, perché da vedere è fichissimo, oggettivamente vi affascina un po' sta cosa, a sentire un po' il piccolo chimico. Però, insomma, vabbè. Quindi la fate impregnare per bene, dopodiché c'è lo strappo, tirate fuori la maschera e ve la spatasciate sulla faccia senza fare magari farvi il bagno, come stavo facendo io. Beh, piena è piena, su quello non ci piove, però è anche un po' gocciolante adesso. Come è buono però. Ah, ce l'abbiamo fatta. Ok. Ma mi devo anche fare la foto d'anteprima, così, perché sennò... Sono le 9, adesso vado a vedere di prepararmi qualcosa da mangiare. Ricarico un po' la batteria, ci vediamo a fine maschera. Allora, io ne ho fatte passare un po' di più di minuti, sono le 9 quasi e mezza, perché mi sembrava sinceramente un po' sprecato. Tanto poi il prodotto comunque andrebbe massaggiato o rimosso col dischetto di cotone, quindi preferisco godermelo un po' di più. Tra l'altro, raga, dentro c'è un botto di prodotto ancora, infatti l'ho tenuta così perché io assolutamente vorrei utilizzarla almeno un'altra volta domani. Non di più, perché una volta che è aperta non vale la pena. Anche perché vi leggo un attimo quello che c'è scritto qua, così tengo ancora un altro po'. Scopri la prima maschera in tessuto Fresh Mix di Garnier, composta da uno shot di vitamina C, derivato di vitamina C, qua parla, comunque, intatta fino all'attivazione, una rivoluzionaria maschera secca in fibre di alga, nota per la sua capacità di assorbire e rilasciare la miscela. Mixale per creare il tuo trattamento. Il tessuto si attiva a contatto con la formula, risultando fresco ed è ultra efficace per un trattamento intensivo con una quantità 3 volte superiore di attivi vegetali. Una volta mixata le due parti, il tessuto si trasforma in una maschera jelly dalla forma morbida e avvolgente, comunque comodo, sì, regolando una sensazione di efficacia e freschezza. Efficacia provata dopo solo 15 minuti. E poi qua parla nelle note, dopo 3 applicazioni per settimana. Cioè, secondo loro mi dovevo comprare 3 di queste, c'è un botto di soldi. Comunque, la pelle appare più luminosa e intensamente idratata. Dopo una settimana il colorito della pelle è rivitalizzato e uniforme. Beh, vediamo un attimo com'è la situazione. Adesso la togliamo. Allora, no, in realtà la sensazione, cioè come maschera è comoda, nel senso ha un bel tessuto che rimane fermo, io intanto me la massaggio tutta, ovviamente stasera non farò i passaggi di essence e di crema eccetera, lascerò lei, a meno che poi più tardi, visto che ancora è presto,
Magari dopo ci metto la crema, però preferisco intanto far assorbire per bene questo. Ecco, magari non è detto che domani sia efficace allo stesso modo, perché comunque è aperta, anche se la terrò, cercherò di tenerla bene. A livello di sensazione è piacevole. Adesso vediamo che spero che non lasci la pelle appiccicosa, che poi ovviamente le maschere è difficile a volte vedere un risultato immediato, però in effetti, cioè, come idea è originale. Tra l'altro, sempre Ginevra, che è la mia enciclopedia, come dico sempre, le ho fatto vedere l'inci. Certo, non è, ha detto è un inci carino, ma non da 5 euro. Ecco, da 3 euro sì, quanto devo pagare, da 5 euro un po' meno. Allora, no, è un pochino appiccicosetta, però sembra abbastanza luminosa. Comunque, la situazione sopracciglia è rientrata. Io ero terrorizzata da questa cosa, ve lo giuro. No, sto prodotto di Maybelline fa proprio oddio, non è il Tattoo Brow, quello che io adoro. Peccato per il colore che non è perfetto, ma in realtà il prodotto è molto buono. Peccato, peccato. Comunque, no, veramente avevo il terrore di rimanere verde, perché vi giuro sulla mano, ma io sulla mano l'ho tenuto poco. Quindi immaginavo, pensate voi che se lo tengo tutta la giornata, cosa mi ritrovo a fine serata. All'inizio sembrava non andasse via, veramente. Io non so se è merito del prodotto che ho utilizzato, che magari l'ha sciolto bene, però ho temuto seriamente. Comunque, ho cercato di prendere un po' di tempo per vedere se succedesse qualcosa. Niente, sono ancora un po' appiccicosa. Adesso comunque metto i contorno occhi e domani mattina, se non sono troppo morta dopo la palestra, insomma, cercherò la volontà di farlo. Vorrei registrare l'utilizzo dei patch per occhi dell'estetista cinica, sperando che facciano veramente un miracolo per quanto costano. E vanno utilizzati prima del trucco, perché va sfruttato l'effetto tensore che dovrebbero avere. Quindi vedremo, lo voglio fare di mattina. Anche lì mi sa che faccio un video a sé per questa cosa. Io spero di avervi tenuto compagnia con la mia chiacchiera. Scusate che all'inizio non avevo la verve mia. Che verve poi. Solita. Andava un po' così. Adesso cerco di mettermi lo smalto. Dovrei andarmi anche a vedere la replica di X Factor la settimana scorsa, perché non ho la TV, non riesco a vederla in, non riesco a trovare un cacchio di canale per vederla in diretta. Quindi mi guardo a posteriori in streaming la replica da qualche parte. Quella riesco a trovarla, ma la diretta proprio quest'anno non ci riesco. Vi lascio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!